Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidae e oggi siamo qui in questo nuovo vlog. Sì, ho cambiato nuovamente l'intro, me l'ha fatto un grafico molto molto bravo che trovate qui sotto in descrizione e questa volta abbiamo un intro veramente molto molto swag. E quindi, visto che quell'altra a molti non è piaciuta, spero che vi piaccia. Senza occhiali, con occhiali. Senza occhiali, con occhiali. Questa, ragazzi, è magia nera. Sto diventando pazzo, ragazzi. Non chiedetemi come mai, ma sto iniziando a dare i numeri. Non lo so, c'ho il cervello che mi va in trip mentale. Vi prego, aiutate un piccolo Yakidale e mettete un bel mi piace. Pa, 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 pu, pu. Possiamo iniziare con il vlog vero e proprio? Sarebbe anche ora, direi. A tutti gli Yakidale, sono Ciao e oggi siamo qui per domandare le risposte. Quindi subitiamo inizio. Prova a dire vuoi quei kiwi velocemente. Vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi. Intanto sto facendo i piegamenti sulle gambe, ma diciamo mi viene spontaneo. Vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi. Ma la figlia di Maradona è corsetta? Mi prude il naso? Avete presente quando vi prude il palato e voi vi dovete grattare tipo con la lingua però non riuscite? È una sensazione bruttissima. Sì, questa è la prova definitiva che sto diventando pazzo. Giacomo invece ci chiede, di che marca sono i tuoi occhiali? Sei fantastico, continua così. Allora, grazie mille, i miei occhiali sono di una marca molto poco conosciuta che si chiama Ray-Ban, non so se vedete, spero di sì. Comunque diciamo che li ho presi perché sinceramente mi piacevano, tondi molto molto fighi. E anche perché ne ho provati altri e non è che stavo male, un pochettino di più. Yaki, domanda da 1 milione di euro. Perché la moneta da 50 centesimi è più grande della moneta da 1 euro? Vediamo se la sai. Allora, ci potrebbero essere due possibilità. Uno, che la domanda sia seria, ma non credo. E la seconda, che la domanda sia trabocchetto. Della serie, sì, perché 50 è più di 1! Non fa una piega. Però, in teoria, da quello che so, dovrebbe essere una cosa sia per funzioni di dimensioni, sia per aiutare i non vedenti a distinguerle. Yaki Vlog, comincerai a fare delle live? Ti rispondo molto molto brevemente, no, perché ho una connessione del cavolo e quindi ho provato a fare due prove ma non riesco proprio, tipo laggo che è uno schifo. Però devo dire che mi piacerebbe moltissimo, quindi sicuramente appena ne avrò la possibilità farò qualche live. Prossima domanda ce la fa Trinity ITZ e ci chiede, quando hai caricato il primo video avresti mai immaginato di arrivare dove sei ora? Yaki, sei un grande, grazie mille anche a te. Allora no, no, per niente, non avrei immaginato di arrivare dove sono ora, dove sto arrivando, dove arriveremo. Ma neanche quando avevo 2000 iscritti pensavo di arrivare a 70, cioè è una cosa fuori dal normale ragazzi, è tutto un grande sogno che si sta avverando. Ho iniziato semplicemente per scherzo, poi la cosa è diventata più carina, voi siete aumentati e siamo arrivati dove siamo. Momento tenero del video. Abbiamo fatto il momento pazzia, il momento acculturato e il momento tenero. Cosa ci manca? Il momento matematico! Yakidale, sai quanto fa 20 più 20? E se sei intelligente quanto fa 3 più 3? Ok, scusate ragazzi, sono tornato perché è successo un casino, mi si è bloccata la registrazione, non so più cosa è successo. Eravamo rimasti al nostro momento matematico. Allora, 20 più 20 fa tornado, perché sarebbero 20 20. E se sei intelligente quanto fa più 3 più 3? 12. Ah, no, perché c'è e se sei più 3 più 3? 12. Questa domanda è stata più stupida dell'aggiornamento di Clash che hanno appena fatto e ho detto tutto. Yaki Vlog, Yaki, giochi a League of Legends, porti qualche video che se ci giochi, sei un grande, continua così, grazie anche a te, no, non gioco a League of Legends perché non mi piace, tutto qua. Yaki Vlog, perché non fai un video in cui fai vedere la tua casa, cosa che peraltro mi avete chiesto veramente moltissimi, semplicemente perché è la mia casa, quindi fatevi i cavoli vostri. Ragazzi, è morto il creatore dei CD.
Ci dispiace tanto. Cosa fa una TV in mezzo al mare? Va in onda. Ci sono quattro macchine, rispettivamente blu, gialla, rossa e verde. Chi arriva per prima? La gialla, perché è gialla. Ma se io mi metto una camicia di lino, Lino cosa si mette? Il mio amico Vince invece, ciao Gabri, ci chiede: Yaki Vlog, ti piacerebbe partecipare alla mia festa senza di me? No, perché la festa di Vinci senza Vinci è come Yakidale senza Clash of Clans. È una storia lunga, state tranquilli ragazzi, non preoccupatevi. Fuck Yaki, quando ammetterai che sei gay? Ciao Piaz, saluto anche te. E quando ammetterai che sei gay? Non lo so. Cioè, no, fermi tutti, non sono gay, non pensate male. Mi piacciono i treni. Yaki Vlog, facendo il liceo scientifico, deduco che hai molto da studiare. Dove lo trovi il tempo per fare video e studiare regolarmente? Ti stimo, sei un grande. Grazie. Sinceramente non lo so, però adesso tipo sono le 00:21, quindi capite un po' bene quanto cavolo sia incasinato. Fortunatamente domani non c'è scuola perché è sabato, quindi molto molto bene. Sì, sto registrando il video di venerdì perché il video esce sabato e non posso fare i miracoli. Qual è la cosa che odi di più quando attacchi su Clash? Senza alcun dubbio le trappole, le bombe e tutto quanto, che tu quando stai attaccando dici: sì, sto facendo un attacco bellissimo, e poi vedi i barbari che saltano in aria. Ti viene ansia quando attacchi in war? Sì, molta, moltissima. Cioè tipo il cuore che batte a mille e poi failo sempre, ma dettagli. Lollo Carbo invece, che giusto per variare un altro mio amico, ci chiede: Yaki Vlog, mio padre per apparecchiare cammina sempre sul tavolo, crede di avere i piedi piatti. Ah, ok. Ultima domanda, molto 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 personale. Yakidale, quante volte vai al water per defecare al giorno? Riprendendo l'inizio del vlog dicendo che sono pazzo, io vado al bagno 2 o 3 volte al giorno. E faccio anche parecchio materiale, però sicuramente non ve ne fregherà niente, quindi forse è meglio se terminiamo il video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi delle cose, come per esempio il video che sarebbe dovuto uscire ieri alle 15, non so se uscirà, quando uscirà, perché ho avuto dei problemi molto molto tecnici, quindi mi dispiace, scusate. Spero però che comunque questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete farmi le domande qui sotto nei commenti. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.